Buongiorno, sono Davide Moretti, Product Manager di Casio Italia per il prodotto dei videoproiettori. È sempre bello partecipare all'ISE perché è un'occasione non solo per mostrare i nostri prodotti e per raccontare la nostra tecnologia, che deve essere sempre più spiegata e diffusa attraverso non soltanto gli operatori del settore ma anche all'utente finale, fare in modo che ne scopra i vantaggi, ma anche per potersi confrontare con altri operatori, vedere quali sono le nuove tendenze del mercato, quali sono le nuove tendenze non solamente in ambito di digital signage ma anche in ambito ad esempio educational, quindi quali sono le soluzioni che possono essere proposte alle scuole e possono interessare alle scuole. Siamo qui allo stand Casio dove presentiamo la nostra linea di prodotti videoproiettori ibridi laser LED, una tecnologia innovativa che permette di non dover sostituire la lampada perché la sua durata arriva fino a 20.000 ore. Abbiamo qua tutta la nostra lineup che comprende sia prodotti estremamente portatili come il Green Slim fino a prodotti più professionali che arrivano fino a 4.000 ansilumen di luminosità, prodotti a ottica corta e prodotti ideali come la soluzione stacking per grosse aule, grosse proiezioni a luminosità fino a 6.000 ansilume. Tra l'altro oggi cogliamo anche l'occasione per mostrare in anteprima il nostro prodotto dedicato al mercato educational, che è il nostro Ultra Short Row, anch'esso dotato di sorgente luminosa ibrida laser LED, il primo della sua categoria. Al momento le specifiche tecniche non sono ancora note, lo saranno ufficialmente verso a metà di aprile. È presente allo stand anche il sistema di digital signage che abbiamo chiamato Casio Signage. Al momento non è ancora commercializzato nei mercati fuori dal Giappone, ma è in fase di sviluppo ed è un sistema dedicato al punto vendita, dedicato al retail, per una comunicazione più interattiva con il cliente e per un modo alternativo appunto di comunicare all'interno del punto vendita.